Salve gente, sono Jake e benvenuti in questo video in cui vorrei parlare un pochettino del nuovo PS Plus. Vorrei partire facendo un discorso apparentemente, diciamo, populista, un tipo di discorso che in genere non mi piacerebbe, ma che secondo me oggi, per via di alcune specifiche motivazioni, è più reale e importante che mai. Ovvero, voi preferireste spendere 70 euro per un gioco e poi anche tipo 8 euro al mese per poterci giocare online? Oppure spendere, non so, tra i 50 e i 60 euro al day one per un gioco e poterci giocare online gratuitamente. Io penso che dovrebbe essere ovvio che chiunque vorrebbe spendere meno e giocare online gratuitamente, no? Soprattutto questa cosa oggi è ancora più ovvia e più importante perché trovare una PlayStation è molto difficile. Quindi la domanda è: perché io dovrei spendere tutti quei soldi e anche pagare l'online? Quando invece magari su Steam posso trovare dei giochi a prezzi molto vantaggiosi, posso acquistare delle key in vari siti a prezzi molto buoni anche al day one e giocare quei giochi online gratuitamente? Questa è la domanda che secondo me un pochettino ci dobbiamo porre quando andiamo a ragionare sul nuovo PS Plus e sui suoi prezzi. Mi sono ispirato a Dadobugs che ha fatto il suo video per poi andare a realizzare questo mio video, queste mie impressioni, questo mio pensiero sul PS Plus, perché io mi trovo in parte d'accordo con quello che ha detto lui, molto in accordo, e in parte però in disaccordo. E partiamo perciò nel dire con cosa mi trovo in accordo. Secondo me, oggi, i videogiochi gratuiti che ci danno con quello che è diventato ora il PS Plus Essential, questi giochi mensili, è qualcosa di ormai veramente vetusto, ridicolo e fuori tempo, veramente. Una volta era un piccolo extra che magari ti invogliava a spendere i soldi per questo PS Plus, che vorrei ricordare che costava quasi la metà di quanto costa oggi. Oggi dobbiamo spendere 9 euro, ma io se non ricordo male, il PS Plus originariamente costava forse anche circa 6 euro senza offerta, se non addirittura meno, ok? Quindi il PS Plus costava molto meno. Davano questi giochini mensili per, come contentino, ma la verità, la cosa importante del PS Plus non erano i giochi mensili, che alla fine non si gioca mai nessuno. Ogni tanto può capitare che c'è qualche gioco mensile che magari ti piace, allora ti fai il PS Plus per un mese e grazie a quei 9 euro c'hai quei giochi. Ma oggi, grazie a tutti i servizi di streaming di cui abbiamo a disposizione, che abbiamo a disposizione, spendere 9 euro per giocare un mese a dei giochi mensili che ti interessano è una cosa veramente improponibile, è ridicola. Questi giochi mensili oggi non valgono assolutamente nulla ed è qualcosa che andava eliminato. Quindi io sono d'accordo con Dadobugs riguardo il fatto che secondo lui ci sarebbe dovuto essere, cioè il rework del PS Plus avrebbe dovuto introdurre una tier molto bassa che permetteva a tutti di giocare online, permetteva agli utenti PlayStation di giocare online. Io capisco che non si possono vendere le PlayStation e quindi vogliono guadagnarci in un altro modo. Ma perché io devo comprare un gioco che mi deve costare 70 euro e poi non posso nemmeno giocarlo online? Io Elden Ring non l'ho giocato mai online. Mi piace fare la prima run e ci ho giocato 287 ore la prima run, completata più o meno al 100%, senza l'online. Ma dopo l'avrei voluto utilizzare volentieri l'online. In certe situazioni avrei voluto utilizzarlo. Ma spendere 9 euro solo per provare l'online in un gioco mi sembra veramente una cosa improponibile, non corretta. Quando lo stesso utente su Steam può acquistare il gioco a meno e giocarlo online senza spendere nessun manco un euro, ok? Quindi questa è una cosa molto molto importante. Io ci sono rimasto veramente male, sono rimasto molto deluso quando il PS Plus è stato proposto in questa nuova forma, che non solo non presentava la possibilità di avere il semplice online, ma addirittura nelle tier successive, ora lo vedremo, ha aumentato il costo del suo servizio di giochi in streaming, ok? Quindi, secondo me i giochi mensili devono essere eliminati e magari non per forza devono farcelo pagare 4 euro, ma anche 5 o 6 euro poteva andare bene. Ma non costringetemi a pagare 9 euro per poter provare i giochi online sulla mia PlayStation. È veramente, ma veramente un prezzo troppo elevato e ingiusto, a mio parere. Questa è la prima opinione molto importante che ho e con la quale sono altamente in accordo con Dadobugs. Adesso però ci sono alcune cose con le quali invece sono in disaccordo. E credo tra l'altro che non si è data abbastanza importanza a questo fattore. Allora, per prima cosa, diciamo che non sono in accordo sul fatto che Dadobugs considera
i giochi del catalogo Xbox come migliori di quello del catalogo PlayStation. Allora, sì, nel catalogo Xbox ci sono tantissimi altri giochi, c'è tantissima varietà, però, cioè, dobbiamo essere sinceri. Cioè, quando tu puoi giocare a God of War, ai giochi Ubisoft come Valhalla, anche a Red Dead Redemption 2, cioè, a Red Dead Redemption 2, pagando semplicemente quei 14 euro in un mese, cioè, a me sinceramente sembra che il catalogo Xbox venga totalmente annientato dal catalogo PlayStation, ok? Cioè, soltanto questo e Red Dead Redemption 2 da soli valgono quasi l'intero immenso catalogo dell'Xbox. Questi giochi PlayStation, queste esclusive, sia le esclusive come God of War, che era, ora non so se c'è anche su PC, non ricordo benissimo, comunque questi giochi sono giochi molto ma molto più di valore di tantissimi altri giochi su Xbox. Non dico che su Xbox non ci sia nulla, assolutamente, ci sono tantissimi bellissimi giochi, tantissimi indie, ma le esclusive Xbox e i giochi, diciamo, più grandi, più grossi che ci sono su Xbox, ad esempio c'è Guardiani della Galassia, mi pare che c'era Resident Evil 7, se non ricordo male, ma non, a mio parere non sono paragonabili a giochi come God of War, Assassin's Creed Valhalla e Red Dead Redemption 2. Questo per fare un piccolo esempio, quindi non voglio dire, anche Death Stranding, non voglio dire che il catalogo Xbox sia inferiore, necessariamente inferiore, ma secondo me entrambi i cataloghi hanno dei punti deboli e dei punti di forza, ok? Entrambi hanno i loro giochi importanti, e quindi no, io credo che entrambi i cataloghi abbiano più o meno lo stesso valore. Per me personalmente ha un po' maggior valore, io se non avessi giocato God of War, Assassin's Creed Valhalla ad esempio non l'ho giocato, io sarei molto più invogliato a farmi un PS Plus per giocare ad Assassin's Creed Valhalla, se c'è, piuttosto che per farmi un Xbox Game Pass, nel quale ho personalmente scaricato molti giochi solo per provarli sul mio nuovo PC, per vedere se giravano bene, quando giravano bene, quello disinstallati, perché cioè, non avevo interesse a giocare a Gears of War, perché è una serie che non mi interessa, non avevo interesse a giocare ad Halo, e ripeto, non voglio dire che non sono bei giochi, attenzione, sono giochi che me, personalmente per me non hanno grande valore, non ho interesse nel giocarli. Invece un Death Stranding per me è un'esperienza molto unica che chiunque dovrebbe giocare. God of War è uno dei giochi, dei tre giochi in terza persona action più belli degli ultimi anni. Valhalla è probabilmente uno degli open world più grandi e ricchi di cose da fare che ci sono. Capisco che alcuni possono criticarlo per le solite critiche all'open world Ubisoft eccetera eccetera, ma sono giochi importanti, sono giochi grossi, sono giochi veramente preziosi. Redemption 2, ripeto, eccolo qua. Cioè, non quel catalogo PlayStation, a differenza di come dice Dado Bax nel suo video, secondo me non è da sottovalutare assolutamente. Quindi questa è la prima cosa in cui non sono in accordo con Dado Bax. Quindi d'accordo sul fatto che ci voleva una tier bassa solo per l'online, per chi vuole solo giocare sulla propria PlayStation online, la quale non interessano altre cretinate come giochi gratuiti che fanno pena e altre cose stupide così che fanno aumentare il prezzo senza motivo. Non sono d'accordo sul catalogo Xbox che è superiore a quello di PlayStation, della PlayStation. Secondo me si equivalgono per certi aspetti, magari quello di Xbox è più grande, ma su PlayStation ci sono tanti titoli appunto molto molto importanti di valore, con recensioni Metacritic elevatissime, esplosive. Però poi c'è un altro punto che non è trattato da Dadobax, sul quale io invece proprio critico tantissimo il PlayStation Plus, ed è una cosa che a me non va completamente giù. Prima c'era il PlayStation Now, che mi pare costasse, non so se 8 o 9 euro, e ti faceva giocare a tutti i giochi a 8 o 9 euro. Dopo questa evoluzione, dove hanno incorporato il normale Plus col PlayStation Now, adesso se io voglio giocare ai giochi streaming devo spendere 14 euro. Cioè io non posso giocare solo ai giochi streaming. Se non ho una PlayStation, a loro non interessa che io non soffrirò mai di questi giochi mensili. A loro non interessa che io non ho la PlayStation, che io non proverò mai questi giochi mensili dei quali non mi frega niente. Loro vogliono che io spenda 14 euro, quando prima potevo spendere circa 9 euro e giocare ugualmente al catalogo. Nessuno si è accorto che il prezzo del catalogo dei giochi streaming della PlayStation è salito e cioè è andato quasi a raddoppiarsi. Ok, non è andato prossimo, ma è aumentato di circa il 50%. Non se ne è accorto nessuno? Beh, io me ne sono accorto, ed è una cosa che non mi va completamente giù. Quindi sì, il catalogo ha tantissimi giochi fantastici, ma
costringermi, cioè rendermi ugualmente il PS Plus base a 9 euro e costringermi a spendere ancora di più per giocare in streaming, dandomi dei servizi che poi magari non utilizzerò perché magari voglio questo servizio per altri motivi, è una cosa che non mi piace completamente. E il premium, diciamo, invece è quello che in parte ci sta. Ma anche il premium, appunto, il PS Now di prima permetteva di giocare i giochi in streaming a circa 9 euro. Io non l'ho provato, ma alcuni miei amici l'hanno fatto. Giocavano i giochi PlayStation 3 sul loro portatile a 9 euro. Perché adesso devo spendere 17 per un servizio che già io avevo a 9 euro? Questa è una cosa che veramente per me è inaccettabile. Quindi, ok, ripeto, ho difeso il catalogo, perché secondo me il catalogo è fantastico. Probabilmente l'hanno anche aumentato, eccetera. Non ricordo bene i giochi che c'erano prima rispetto ai giochi che ci sono adesso. Però il prezzo è raddoppiato. Il prezzo è raddoppiato. Secondo me il PS Plus Extra non ha proprio senso di esistere completamente. E quindi rimango in linea alla fine del mio discorso con i prezzi che intendeva dato. Cioè voi mi dovete dare il PS Plus Tier 2 non doveva esistere completamente, perché i giochi gratis devono essere eliminati, non servono a niente. Voi mi dovete dare a 4 euro o a 5 euro la possibilità di giocare online, magari a 10 euro, anche 11, 12 euro la possibilità di avere il catalogo base, oppure magari a 9 euro il catalogo base solo su PlayStation unito all'online, quindi a 9 euro sia online che catalogo base, e poi lo streaming a massimo sì 14-15 euro, ma non 17 euro così dal nulla. Cioè tu non mi puoi passare da io che spendo solo 9 euro per avere tutto questo, adesso devo spenderne il doppio e nessuno ha detto nulla. È passato molto tempo, finalmente il PS Plus è stato rilasciato in maniera ufficiale e io non sono contento. Mi piace il catalogo tantissimo, sono attirato, ma il pensiero di poterci giocare da PC in cloud, ma alla fine con del lag che non mi faranno godere i giochi, e dover spendere tutti questi soldi, non lo trovo per niente accattivante. Quando effettivamente nell'Xbox Game Pass io posso fare lo stesso, magari con giochi che non mi interessano particolarmente, ma almeno quei giochi me li scarico, non me li gioco per forza in cloud con il lag, ok? Quindi questo è quello che pensavo su PlayStation Plus. Dadobax ha ragione? Sì, in parte ha ragione, in parte io personalmente non sono troppo d'accordo, ma sicuramente ha ragione sui prezzi, ha ragione sul fatto che doveva esserci un Essential che permetteva solo di giocare online, e il prezzo per avere questo streaming doveva essere più basso, e doveva darci anche quest'altra strada intermedia, non doveva costare così tanto, perché prima il PS Now costava 9 euro, prima tu a solo 9 euro avevi tutto ciò, adesso tu devi spendere 17 euro, per me non è una cosa accettabile. Grazie per avermi ascoltato, io sono NoJake, seguitemi su Twitch, su Instagram, su TikTok, su ogni social faccio cose diverse, su Twitch streamo in inglese, per adesso League of Legends, e a volte anche faccio dei vlog in inglese, nei quali discuto video simili a questo qua che voi state vedendo in italiano, io ne farò un altro in inglese e poi lo ritaglierò e lo metterò su YouTube. Su Instagram pubblico prove di tutti i giorni, generiche, più personali. Su TikTok invece sto sperimentando, sto mettendo video di gatti miei e di amici, e invece è foto di One Piece con sondaggi e robe simili. Quindi date un'occhiata se vi va ai miei social per rimanere aggiornati. Quando vado in streaming in genere, comunque almeno su TikTok o Instagram faccio una storia, così sapete quando sto andando in streaming. Ma comunque tutti i giorni in genere dalle 3 in poi stream, a volte anche la sera verso il tardi. Ecco, ripeto, potete, se rimanendo, seguendomi sui social potete sapere tutti i miei orari. Ancora grazie, ci vediamo nei prossimi contenuti. Saluto da NoJake.